Stagione, nona puntata, la conoscenza è innata. Allora, eravamo arrivati nel racconto del mito dell'auriga, o detto anche mito della biga alata, o del cocchio alato, sono varie traduzioni. Eravamo arrivati alla gran botta finale, cioè alla caduta delle bigalate, ovvero delle anime, nella dimensione fisica, nella dimensione terrestre, con conseguente imprigionamento delle anime nel corpo. Addirittura Platone arriva a dire, vi ricordate, che il corpo, soma, è sema, cioè è tomba dell'anima. In altre parole, dopo la caduta e l'incarnazione, la fisicizzazione, ci dimentichiamo completamente di essere anime. Quindi siamo chi erano, sono i prigionieri della caverna? Oh, rispondete. Siamo noi! Siamo noi! Il mito dell'auriga è il prequel del mito della caverna. No, nel mito della caverna effettivamente non si capiva chi avesse messo lì i prigionieri incatenati, perché, da dove vengono, fin da bambini, chi sono? Siamo noi! Da che cosa siamo imprigionati? Dal corpo! Quali sono le nostre catene? I piaceri sensibili, i godimenti fisici. Che cosa sono le ombre che scorgiamo sul fondo della caverna? Quello che vediamo qui e ora, con i nostri sensi. Senza rifletterci, senza pensarci, no? Dunque, eccoci dentro, di nuovo dentro la caverna, imprigionati, incatenati. E la caverna potrebbe poi alla fine essere la nostra tomba se non riuscissimo a uscirne. Allora, qui ritorniamo al dramma, all'azione del prigioniero liberato. Chi è il prigioniero liberato? Tutti e nessuno. Ognuno di noi, nessuno di noi, dipende. Ognuno può essere il prigioniero liberato, come può non esserlo. Dipende molto, secondo Platone, da quanto siamo riusciti a contemplare durante il nostro volo verso l'alto il mondo delle idee, la pianura della verità. Chiaramente chi è riuscito a contemplarlo di più, diciamo, ha più possibilità di liberarsi dalle catene, di alzarsi, di girarsi e di iniziare il cammino di liberazione. Viceversa. Ma a questo punto forse abbiamo la chiave per risolvere il mistero del fantomatico liberatore, perché Platone è chiarissimo, usa un passivo, il prigioniero, un prigioniero viene liberato, ma non dice da chi, non dice da cosa, non lo dice almeno nel dialogo La Repubblica, dove appunto espone il mito della caverna. Lo dice però, almeno secondo la mia interpretazione,
in un altro dialogo, il Fedro, dove parla di un'idea speciale, di cui che vi ho già citato, cioè l'idea della bellezza, che sappiamo è una delle tre sfaccettature dell'uno, insieme al bene e insieme al vero. Allora, il misterioso liberatore del prigioniero, ovvero potenzialmente di ognuno di noi, è l'idea della bellezza. È la bellezza in sé, la bellezza perfetta con la B maiuscola. Ma perché proprio la bellezza e non la verità e non il bene e non l'uno come tale e non la giustizia, l'amore? Perché, risponde Platone, la bellezza è l'unica idea che ha un rimando fisico, sensibile. Ovvero, in modo più metaforico, che più di tutte le altre idee, prima di tutte le altre idee, riesce a trasparire nella fisicità, cioè, per così dire, a filtrare attraverso il muro della materia, attraverso le crepe del muro della materia. Perché? O meglio, perché abbiamo già detto, no? Perché appunto ha, come dire, un correlato fisico, ma perché poi noi appunto possiamo coglierla prima e molto più di tutte le altre idee? Perché la possiamo incontrare, conoscere attraverso il senso più elevato, più vicino al mondo delle idee, cioè la vista. E grazie alla vista possiamo vedere la bellezza presente nel mondo, che traspare attraverso la materia, in una esperienza speciale, non un'esperienza sensibile normale, non l'esperienza appunto per cui io vedo questa lavagna, no, un'esperienza speciale che è in parte fisica, in parte ideale, speciale proprio perché riesce a fondere, diciamo, l'aspetto ideale e quello fisico, che è l'esperienza estetica, cioè il sentimento della bellezza, ma meglio ancora il piacere della bellezza, il piacere estetico. Quello che forse avete provato, abbiamo provato, anche contemplando un paesaggio naturale, non so, una catena di montagne piuttosto che un'alba, piuttosto che un tramonto, ma anche e soprattutto un'opera d'arte, un quadro, una scultura, una musica. Allora, secondo Platone, attraverso l'esperienza estetica, prego. Ma prima ha detto che la conosciamo per mezzo della vista, ma la musica non la... Sì, lì è, mi sono allargato io. Allora, guardando lo spartito... Va bene, hai ragione, richiamami all'ordine, che sennò è un disastro. Allora, ci siamo? No?
cosa succede quando proviamo il piacere estetico? Ci si riaccende il ricordo del mondo delle idee. Ah! Il ricordo del mondo delle idee. Ci ricordiamo perché? Perché il mondo delle idee è bellissimo. Quindi avendo l'esperienza diretta fisico ideale della bellezza, cominciamo a ricordare. Adesso anche qui ho esagerato. Cominciamo a ricordare. E poi continuiamo a ricordare, ovvero inizia il cammino. Corrisponde il cammino di liberazione del prigioniero liberato. Sappiamo già che è un cammino di conoscenza, di acquisizione progressiva di una maggiore conoscenza teoretica, morale, estetico-sentimentale, alla fine anche politica. Ma tutte queste modalità di acquisizione conoscitiva, secondo Platone, sono anamnesi, cioè rimembranza, sono un ricordare ciò che abbiamo già conosciuto e di cui ci siamo dimenticati. In altre parole, secondo Platone, la nostra conoscenza fondamentale è innata in noi, è innata nella nostra anima, appunto nella parte superiore della nostra anima, l'anima razionale. E però, appena nati, dopo che siamo nati, non ce ne ricordiamo, non lo sappiamo, cioè originariamente la nostra conoscenza innata è inconscia. Ma progressivamente può diventare sempre più conscia, cosciente. Conoscere, fare scienza per Platone, significa rendere cosciente la conoscenza che è innata in noi, che è innata nella nostra anima fin dalla nascita, in realtà sempre, da sempre per sempre, perché comunque l'anima è immortale, ma in realtà addirittura si può dire è eterna. Ci siete? Domande? Allora, questa teoria si chiama innatismo, chiaramente è una teoria gnoseologica, vuol dire appunto una teoria della conoscenza gnoseologica e quindi anche però epistemologica, cioè poi è anche la base di una teoria della scienza. Gnoseologica, da gnosis, conoscenza. Gnoseologia, ovvero teoria della conoscenza. Epistemologia, ovvero teoria della scienza. Cosa significa poi? Ecco, cosa significa a livello gnoseologico? Appunto, significa che la conoscenza l'abbiamo già in noi, quindi conoscere significa rendere cosciente ciò che è in noi, che giace inconscio in noi. A livello epistemologico cosa significa? Significa che per fare scienza io devo dare un primato relativo alla teoria, alla teorizzazione pura. Ricordiamoci che in greco teoria significa osservazione
accurata contemplazione, meditazione. Era l'atteggiamento in origine, era l'atteggiamento con i quali i fedeli dovevano seguire i riti religiosi. Teoria. Quindi prima viene la teoria, poi viene l'esperienza sensibile. Fare scienza significa subordinare l'esperienza sensibile alla teoria pura, al ragionamento puro. Questa è la posizione epistemologica di Platone. Spieghiamola meglio, perché? Come avviene, ovvero come una volta avuta la folgorante esperienza della bellezza, lo straordinario incontro con la bellezza, e quindi una volta che in noi si è riacceso il ricordo del mondo delle idee, fuori di metafora, per la prima volta un'idea che giaceva inconscia in noi ci è affiorata alla coscienza, ne siamo diventati coscienti. Da quel momento appunto comincia il processo conoscitivo e appunto, ma come va avanti da quel momento? In base a due vie parallele ma connesse, ovvero la prima via è per somiglianza, per affinità, per familiarità. Cosa vuol dire Platone? Vuol dire che le idee, sappiamo che tutte le idee sono imparentate, tutte le idee in realtà sono un tutt'uno, quindi si somigliano, sono legate tra di loro, naturalmente hanno gradi diversi di parentela. La parentela tra Certosino e Soriano chiaramente è molto più stretta della parentela tra elefante e metallo. Tuttavia, comunque c'è sempre una parentela. E naturalmente si passa facilmente da un'idea a quella più vicina a livello di somiglianza parentale, appunto. Poniamo dall'idea di Soriano all'idea di Persiano o di Certosino, stiamo parlando di... Naturalmente Certosino intendo un frate Certosino. Persiano intendo Serse, no? Serse oppure Dario. Un tappeto. Allora, ci siamo, quindi... Una via quindi è una via del tutto teorica, è una via del tutto appunto ideale. L'altra via invece è empirica, allora, cioè si basa sull'esperienza sensibile. Platone a questo riguardo sostiene che prima dell'epifania della bellezza e quindi del mondo delle idee, sapete che epifania vuol dire rivelazione. Prima, se io mi baso sull'esperienza sensibile, sostiene Platone, non capisco niente. No, perché prendo Roma per Toma. Perché credo che sia vero ciò che non è vero, perché è vera solo l'idea di Soriano, non quel gatto Soriano, ok? Allora, quindi senza l'epifania della bellezza l'esperienza sensibile mi fa vedere ombre, solo ombre. Se invece ho avuto la rivelazione, ho cominciato il cammino, no, di riacquisizione di ciò che ho dimenticato, allora
L'esperienza sensibile può essere un ulteriore stimolo. Allora vedo quel gatto soriano e allora sono aiutato da quell'esperienza a riportare a galla nella mia coscienza l'idea di soriano, l'idea di gatto, l'idea di felino, perché poi appunto sono tutte connesse parentalmente, no? Per somiglianza logico-concettuale. Ok? Dunque, Platone non nega affatto un ruolo all'esperienza sensibile, però sostiene che l'esperienza sensibile può veramente aiutarci a conoscere come stanno le cose, cioè a fare scienza, solo se noi subordiniamo l'esperienza sensibile alla teoria razionale, al ragionamento puro, solo se noi giudichiamo l'esperienza sensibile in base al ragionamento. Perché altrimenti se entriamo nel mare e vediamo che le nostre gambe si sono accorciate, cominciamo a urlare e andare in ospedale dicendo: mi hanno tagliato le gambe, rivoglio le mie gambe. Invece se ragioniamo, allora scopriamo le leggi dell'ottica, le leggi della rifrazione attraverso un mezzo diverso della luce, attraverso un mezzo diverso dall'aria, cioè l'acqua, per esempio. Ok? Bene. Prego. Voce. Comunque l'esperienza della luce. Sì. E il fatto che poi capisco le leggi dell'ottica, comunque l'esperienza fisica. È un discorso lungo. No, è il discorso della cioè si può comprendere facendo tutta la storia del pensiero filosofico e scientifico. Allora, se io prendo, ti faccio questo esempio che poi, se io prendo perché i corpi cadono, qual è la legge di caduta dei corpi? No, no, quello che hai visto in base all'esperienza sensibile, che cosa ne induci? Perché? È sbagliato. Ci arrivi soltanto con la ragione a capire che in realtà hanno la stessa accelerazione indipendentemente dal peso. Finito, con l'intervallo, e questo ragioniamoci.